Cari colleghi, con la vergognosa operazione in Albania di coloniale memoria, il governo italiano si è fatto avanguardia di un attacco europeo contro le migrazioni e il diritto d'asilo. Il tentativo per ora fallito di esternalizzare la detenzione in un campo di concentramento su territorio straniero e di accelerare le procedure di valutazione e rimpatrio dei migranti rappresenta 1) una crudele sofferenza e umiliazione per le persone deportate in alto mare e trattate come umanità sacrificabile, 2) una prova di assoluta incompetenza, dato che l'illegittimità dell'operazione era evidente fin dall'inizio, 3) un'inquietante forzatura da destra del diritto internazionale che tutela i diritti delle persone in movimento. Normalmente un governo che ha esposto il proprio paese a una simile figuraccia internazionale dovrebbe dimettersi per manifesta incapacità e mancanza di etica. Il Parlamento europeo dovrebbe prendere le distanze e condannarlo. L'operazione Albania dovrebbe essere immediatamente interrotta, mentre dobbiamo impegnarci per creare canali sicuri per la migrazione. Grazie.